tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in una nuova puntata di Barbie Review, rigorosamente no spoiler. Oggi parleremo di una serie TV attesissima su Netflix e sto parlando di Everything Sucks, una serie ambientata negli anni 90 che parla di tematiche LGBT e vede come protagonista Luke, un ragazzo nerd con la passione per la regia, e lui e i suoi due amici, anche loro due sfigatelli, si uniscono al club video della scuola. Proprio lì Luke incontra una ragazza, Kate. Kate è una ragazza molto sfuggente e soprattutto è la figlia del preside. Luke si prenderà per lei una cotta stratosferica. Inizia a fare delle cose carine per conquistarla, ma sembra sempre che ci sia qualcosa a frenare Kate. E il motivo è uno: Kate ha una cotta stratosferica per un'altra ragazza, Emmeline, che come se non bastasse è la bulletta della scuola. Kate decide di nascondere la cosa al resto della scuola e confessarla solamente a Luke, ma le cose man mano si complicheranno. Non vado oltre per non farvi spoiler, ma voi fatemi sapere, avete visto questa serie, vi è piaciuta? Perché ha diviso molto il pubblico, alcuni l'hanno amata, altri un pochino meno. Quindi sono curiosa del vostro parere. Secondo me il punto di forza di questa serie è assolutamente l'ambientazione. Gli anni 90, con tutta quella nostalgia di oggetti che ormai sono scomparsi dalla nostra quotidianità. Le cabine telefoniche, il Walkman, i lettori CD portatili e tutte delle cose che sono passate dalla tecnologia. Un'altra delle cose secondo me migliori della serie è assolutamente la musica. La musica negli anni 90 era imbattibile. Gli Oasis, Tori Amos, Alanis Morissette erano letteralmente gli idoli degli adolescenti negli anni 90. È stata la mia parte preferita di questa serie, che onestamente durante lo sviluppo e soprattutto con la sua conclusione mi ha un po' lasciato a bocca asciutta. Diciamo che mi ha un po' deluso. Anche la costruzione dei personaggi non è che mi abbia convinta al 100%. Ci sono dei personaggi secondo me molto riusciti, come quella del padre di Kate, come Luke, però ci sono dei personaggi un po' meno indagati, come per esempio Emmeline, che ha uno sviluppo un po' troppo repentino, oppure ancora McQuid e Tyler, che sono due perfette spalle comiche del protagonista e che non vengono sfruttate abbastanza secondo me. Everything Sucks secondo me è una serie TV perfetta se la guardate senza avere troppe pretese, solamente se volete un viaggio nel viale dei ricordi degli anni 90 e gustarvi dell'ottima musica. Se invece avete delle aspettative un pochino più alte, potreste rimanerne un pochino delusi, perché la serie secondo come si è fatta ispirare un pochino troppo dai telefilm degli anni 90. Inoltre ho una piccolissima curiosità per voi, se avete visto oppure non avete visto ancora la serie. Gli autori sono Michael Mohan e Ben York Jones. E proprio quest'ultimo, oltre ad aver scritto la serie, ha anche recitato al suo interno, interpretando il ruolo di Mr. Sutsgrove, che vediamo intento nel club del video. In definitiva, se volete una serie senza troppe pretese e gustarvi un'ottima colonna sonora, è una serie perfetta per voi. Se andate un pochino più nel dettaglio, potrebbe un po' deludervi, però questa era la mia opinione. Voi fatemi sapere se l'avete vista, se vi è piaciuta, se vi sono piaciuti i personaggi, cosa ne pensate del loro sviluppo, del finale, ma soprattutto la musica degli anni 90, quanto era bella. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, se mi volete ancora sentir parlare di cinema mi trovate sul mio canale Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!